no, via, via, compagni qua. Per la prima volta in assoluto, Expo Turismo Gay ha approdato alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, alla Fiera Milano City, e lo ha fatto con il botto, tantissimi visitatori dello stand, che oltre a presentare varie destinazioni turistiche LGBT, ha offerto momenti di divertimento con DJ set, happy hour e spettacoli. Il turismo LGBT è in netta crescita e l'Italia ha grandissime potenzialità, ahimè poco sfruttate, per essere la perfetta destinazione gay friendly, perché il 58% dei viaggiatori LGBT ritiene una priorità di spesa il buon cibo ed i ristoranti. Per la prima volta presente alla BIT con Expo Turismo Gay, perché? È comunque una piazza importantissima in una dimensione internazionale e poi dopo l'approvazione delle unioni civili l'Italia ha lanciato un messaggio al mondo diverso sull'accoglienza del turista gay. Anche perché il turista gay rispetto al turista tradizionale spende molto di più. Sì, spende di più, è un big spender, viaggiano più volte l'anno, almeno 3 volte l'anno e gli piace anche essere accolti nel modo giusto. Voi avete proposto anche un tour molto carino alla scoperta dei musei vaticani visti con l'occhio LGBT e lo stesso succede a Milano alla scoperta di Leonardo. E sta piacendo molto soprattutto al pubblico estero che arriva a scoprire l'arte italiana e a scoprire anche i lati un po' scuri di questi grandi artisti che spesso erano stati nascosti. Sì, si chiamano gli Untold History Tour, sono un marchio proprio per diffondere la cultura gay, che la cultura che viene già apprezzata nel resto del mondo, del nostro, cioè di Michelangelo, di Leonardo, però guidata secondo una linea identitaria di questo segmento di turisti. Sono 3 milioni le persone LGBT dichiarate in Italia e producono un fatturato turistico da 2,7 miliardi di euro. Hanno un buon livello di istruzione e redditi mensilmente alti che li spingono a viaggiare più volte l'anno. Tra le destinazioni, l'Italia è prediletta nell'ultimo periodo, ma del medio raggio Spagna e Grecia hanno un ruolo sempre predominante. Sul lungo raggio gli Stati Uniti restano la meta incontrastata, ma il must sta diventando Israele con la sua capitale Tel Aviv. Eh sì, perché Israele, soprattutto Tel Aviv, è una delle mete più importanti per il mercato LGBT. Noi investiamo tanto, lavoriamo tanto con gli operatori italiani per promuovere Israele, per promuovere Tel Aviv, che è stata scelta anche 3 volte come capitale mondiale di gay friendly. Tel Aviv offre spiagge bellissime, che uno di loro è anche una spiaggia gay friendly. Ci sono alberghi gay friendly, e luoghi locali, apertissima, le coppie possono camminare mano a mano, abbracciare, abbracciare con grande libertà. E accoglie tutti e tutti di tutti e tutti i colori che vogliono visitare. E per quello Israele deve essere qua oggi. Israele è sicurissima, aspetta tutti i turisti italiani. Forse noi chiediamo 3 domande di più, ma sappiamo come prevedere le cose. E la cosa più bella in Israele è che ognuno può veramente girare tranquillo da solo, anche le donne, le ragazze, senza una paura che qualcuno la ruba, qualcosa, veramente tranquilla. Perché piace così tanto ai gay Israele? Perché è diventato un must oramai. Questo è un mercato che ha dimostrato negli ultimi 2 anni una crescita di 20% per Israele. Noi crediamo in questo mercato, per un mercato che spende, un mercato che torna, che a loro piacciono molto Israele, e cerchiamo di avere più e più operatori italiani che vendono Israele e Tel Aviv. Poi ormai la parade di Tel Aviv di giugno, che finisce la settimana del Pride, quest'anno sarà il 9 giugno, è diventato un evento annuale in tutta Israele. L'anno scorso hanno partecipato più di 200.000 persone in una festa bellissima di tutti i cittadini, di tutti gli israeliani. Accoglie tantissimi turisti anche da tutto il mondo e aspettiamo anche tanti italiani quest'anno. La Quickie, primo tour operator in Italia a occuparsi di turismo gay friendly e ad impegnarsi per la formazione diversity nel mercato del bel paese, ha offerto diversi momenti di incontro assieme a Massachusetts, Air Berlin, Thailandia, Israele, Las Vegas, Caesar Palace Hotel,
compagnie aeree Virgin, Radisson Blue Sides Hotel di Roma e dalla regione belga delle Fiandre. Presente sui banconi dello stand anche Q Magazine, che sta diventando sempre più una rivista patinata di grandissima qualità. Questa è una rivista di travel and lifestyle, la prima rivista di travel and lifestyle a tematica gay friendly in Italia. Per lui, per lei e per te, nel senso che vogliamo uscire da questi stereotipi della nicchia gay che si chiude nelle riviste patinate soltanto per i gay, ma che si apre a tutto il target senza fare distinzione alcuna. Questo qua è l'ultimo numero, ci tengo a farvelo vedere, con Giorgia in copertina che ha avuto un grande successo. E all'interno parliamo di travel e lifestyle, quindi può esserci moda, viaggi, design e tutto quello che concerne gli interessi della comunità LGBT e non solo. In questo numero abbiamo anche una bellissima risposta al perché Mina è una icona gay, ma anche il nostro testimonial Alessandro Cecchi Paone, che ci racconta del suo viaggio a Key West. E il fantastico editoriale di Alessio Virgili, l'ambasciatore italiano dell'Associazione Internazionale di Turismo Gay e Lesbian e tutti i nostri collaboratori di cui ci vantiamo di avere.